Sento sindaco, una bella ciclopedalata, no? Da Saronno all'Aveno, una novità tra arte e cultura, ma soprattutto questo impegno alla sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale. Certo, è un'iniziativa, una prima assoluta, insomma, per la provincia di Varese. Uniamo il sud con il nord della provincia, passando per il capoluogo, attraversando 21 comuni della nostra bellissima provincia, dando la possibilità ai partecipanti di visionare anche le bellezze artistiche, ma anche le bellezze naturali della nostra provincia. Ci aspettiamo tanti partecipanti. È un'iniziativa che tanti comuni stanno condividendo con noi con grande disponibilità. È un'iniziativa che ha trovato sia nella provincia di Varese che nella Camera di Commercio di Varese una grande disponibilità a collaborare, quindi è un'iniziativa che parte nel 2023, il 17 settembre per la prima volta, ma che siamo certi si ripeterà nei prossimi anni con tanti partecipanti in più, perché risponde anche a un bisogno che sta molto crescendo nei cittadini. Insomma, i sondaggi, le statistiche ce lo dicono, l'interesse per la mobilità sostenibile, l'interesse per la sostenibilità ambientale a 360 gradi sta crescendo e sta crescendo tanto anche nella nostra provincia. Senta, una delle peculiarità di questa iniziativa sono quelle delle visite organizzate attraverso i musei dei comuni attraversati. Certo, allora noi partiamo da Saronno, io sono sindaco di Saronno e porteremo i partecipanti che lo desiderano a visitare il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che è un monumento nazionale che ha degli affreschi di Bernardino Luini, la grande cupola affrescata con gli angeli canterini di Gaudenzio Ferrari, ma poi anche a Castiglione Olona, per esempio, porteremo a visitare la Collegiata. Quindi mettiamo davvero assieme l'aspetto, diciamo, sportivo con l'aspetto culturale, con l'aspetto ambientale, quindi una bella giornata.